viva! Direi che queste sono quelle tipiche, abbiamo partecipato anche sabato insieme anche al Presidente del Consiglio a un'apertura di uno stabilimento, l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, sono le tipiche cose che a un imprenditore, a un Presidente di Confindustria aprono il cuore, che testimoniano che c'è della gente che crede ancora in questo Paese, nella capacità, nella possibilità di crescere e di creare occupazione, lavoro e quindi benessere e progresso sociale per tutti. In una città che è stata colpita in maniera quasi a morte e che vuole risorgere, credo, e con una determinazione fuori dal normale, quindi a maggior ragione un evento assolutamente simbolico di quelli che aprono il cuore veramente. Ecco. Ma io ho appena incontrato gli esponenti dei vertici della Confindustria locale, credo che bisogna senz'altro procedere alla ricostruzione di questa città nei più brevi tempi possibili, ma anche non bisogna dimenticare che bisogna anche creare delle opportunità di lavoro. Intanto viene Giorgio, come lo chiamo io, e poi Esquinzi, innanzitutto come amico, perché ci lega un'amicizia trentennale, ma non solo con lui, ma ovviamente con tutta la famiglia Esquinzi. Quindi è un rapporto che è nato di anno in anno, ormai sono più di 30 anni diciamo che nasce questa amicizia, ovviamente prima come cliente, tanto per essere chiari, come Mapei, e poi c'è questo rapporto ovviamente che lo incontro spesso, che è fatto di rispetto, di amicizia, di onestà. La ricostruzione dell'Aquila dal suo punto di vista, dal suo osservatorio di 5 anni di lavoro qui, come procede, come va? Diciamo per noi va abbastanza bene, tanto per essere chiari che abbiamo aperto un secondo punto vendita. E il rapporto che abbiamo con gli aquilani devo dire ottimo, e non faccio altro che ringraziarli, abbiamo molto stima degli aquilani, abbiamo portato anche tanta gente da fuori all'Aquila e oggi è un esempio. Tanto per essere chiari, sono nate delle questioni sterili che non ne voglio neanche parlare, però oggi anche la presenza, tanto per essere chiari, del Presidente di Confindustria, credo che sia il primo Presidente di Confindustria che dopo dal 2009 che venga qui all'Aquila, è credo un buon segno. Ovviamente lui c'ha il filo diretto con il governo e ovviamente non potrà altro che parlare con la tastiera principale, la console principale dello Stato, ovviamente anche dell'Aquila. Avete investito su forza lavoro locale aquilana, per quale motivo? Quanti certamente sono intanto e perché? Allora, al momento abbiamo circa 25 persone e speriamo ovviamente anche con questo centro che abbiamo aperto da poco poi di aumentarle. I ragazzi sono tutti aquilani o dei paesi limitrofi, considerate che i ragazzi, uomini e donne che sono qui da noi, hanno un'età media intorno ai 30 anni, quindi abbiamo preso tutta gente giovane, non conosceva questo lavoro, quindi abbiamo fatto anche uno sforzo come società di molta formazione, perché ovviamente è un lavoro abbastanza complicato e quindi ci vogliono mesi e mesi di istruzione, ma dei nostri ragazzi siamo contentissimi e spero che forse già la prossima settimana ne assumeremo ancora un altro e spero che ne assumeremo tanti. La nostra società, tanto per essere chiari, ha 135 anni di storia, siamo iscritti alla Camera di Commercio dal 1880 e 2 anni fa il Presidente Dardanello, il Presidente dell'Union Camere, ci ha insignito di azienda storica italiana. Tanto per essere chiari, non siamo venuti qui all'Aquila per fare un mordi e fuggi, si vedono gli investimenti. Noi all'Aquila ci stiamo e ci vogliamo rimanere per tanti lustri, quindi non è, come ben vedete, non sono degli investimenti momentanei, ma vogliamo proseguire questo colloquio che abbiamo iniziato da 4 anni
con le istituzioni, con i politici, con il popolo aquilano. A più che di orgoglio credo sia di speranza, è anche un segnale, spero venga raccolto anche da altri imprenditori a cominciare o tornare ad investire sulla città. Ci siamo visti qualche giorno fa che si è aperto un nuovo centro commerciale alimentare, un'altra struttura, cioè il fatto che vi siano comunque gli imprenditori che scommettono su questo territorio è un segnale importante e spero di anche coraggio e voglia di investire anche all'imprenditoria aquilana, che chiaramente in un momento di grande difficoltà. Questo è un territorio che può e deve ripartire, fra l'altro è un territorio sul quale abbiamo già investito quasi 4 miliardi, proprio già investiti, e sui quali investiremo anche altro denaro in un tessuto che io penso di poter definire sicuro, indenne da infiltrazione e criminalità, dove c'è una pubblica amministrazione, lo Stato è presente con grande attenzione, quindi è importante. Sono molto contento che sia qui oggi, che venga il Presidente di Confindustria, è un segnale di attenzione indubbiamente al gruppo Orsolini, ma credo che sia anche un segnale positivo nei confronti della nostra città e del nostro comprensorio.